Gli agenti della Polizia Stradale di Lago Negro hanno rinvenuto e sequestrato una discarica a cielo aperto di rifiuti cimiteriali, nello specifico frammenti, lignei di cofani funebri e parti di rivestimenti in zinco delle stesse bare e altri sacchetti in cellophane con all'interno calzature e capi di vestiario vetusti appartenuti a salme risumate. Fortunatamente non sono stati rinvenuti resti umani. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Lago Negro hanno permesso agli operatori della Polizia Stradale di Lago Negro di individuare in breve tempo i responsabile di tale lugubre scempio, portando alla segnalazione di 3 persone che, a vario titolo, sono ritenute responsabili dell'abbandono di rifiuti speciali. Gli investigatori hanno anche accertato che i rifiuti, scaricati in modo illecito a ridosso del belvedere dell'area di parcheggio denominata Sirino, sulla 2 del Mediterraneo, a poca distanza dal lago da cui prende il nome la predetta area, provenivano dai cimiteri del comune di Montesano sulla Marcellana. In questa attività criminosa sono risultati coinvolti, oltre a impiegati della pubblica amministrazione, anche dipendenti di un'azienda privata, assegnataria della concessione di un servizio pubblico. L'area sequestrata è stata sottoposta a bonifica.